Buongiorno e bentrovati alla prima edizione del TG6. Apriamo con la politica. Il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, presenta un rendiconto sullo stato dei conti del comune dopo la manovra di risanamento attuata dal suo insediamento. Francesca Romana Testi. Stato dei conti del comune di Pescara, un resoconto che abbraccia più di un anno di mandato e percorre tutte le tappe che hanno toccato: crisi, polemiche e proteste. Crisi finanziaria, debiti accumulati, anticipazioni di tesoreria, pagamenti in giacenza, crediti non riscossi e l'innalzamento delle aliquote ai massimi. Il comune di Pescara può dire senza tema di smentita che i sacrifici stanno cominciando a dare i propri frutti. Noi siamo consapevoli che abbiamo chiesto dei sacrifici ai cittadini di Pescara, li abbiamo chiesti perché diversamente questo comune sarebbe fallito e le conseguenze sarebbero state più nefaste. Questo significa che abbiamo attivato un percorso di risanamento che durerà 10 anni, come da previsione legislativa, ma gli effetti positivi sono tangibili sin da ora. Qualche numero per capire ciò di cui stiamo parlando. Quando ci siamo insediati, il 30 giugno 2014, il ragioniere capo del comune aveva sul suo tavolo fatture inevase, non pagate per 32 milioni. Adesso sono arrivate a 13. Questo significa, oltre ovviamente ad onorare i propri debiti, significa anche dare respiro al sistema produttivo, che sono aziende, famiglie. Oggi, spiega il sindaco, la situazione finanziaria è cambiata in un percorso che prevede 10 anni per rientrare dal debito. Nessuna variazione per le aliquote che restano bloccate, ma si è operato per ridurre moltissime voci in capitolo. Per i cittadini pescaresi si può dire questo: la previsione legislativa del piano di riequilibrio fa sì che la tassazione non potrà essere toccata. Però è anche vero che dietro ogni crisi c'è sempre un'opportunità. Ad esempio, citavo prima Attiva, per quanto riguarda il costo dell'Attiva, cioè della pulizia della città, complessivamente si paga il costo del servizio. Se il servizio costa meno, questo significa che i cittadini pagheranno meno tasse e infatti la Tari costa meno, un 7%, che ti dà appunto il senso di come l'efficientamento può produrre effetti benefici e positivi. Ed ora la cronaca. I vigili del fuoco sono stati impegnati tutta la notte su 3 focolai di incendio in contrada Feudo a Castellalto, in provincia di Teramo. Il primo allarme era scattato alle 20, domate le fiamme, dopo circa un'ora allarme per un secondo e un terzo focolaio, l'ultimo dei quali il più difficile da contrastare. Questa mattina il fuoco ha lambito alcune case, ma il pericolo è stato scongiurato. Si cerca ora di individuare il sistema di innesco e chiarire l'origine, quasi sicuramente dolosa, dei 3 roghi. Preoccupato dalle ultime indiscrezioni sul piano regionale di riassetto dei servizi sanitari che vedrebbero la città di Teramo la più penalizzata, il sindaco Brucchi ha convocato una seduta di consiglio straordinario sulla sanità alla presenza del governatore Luciano D'Alfonso e ha rivolto l'invito anche all'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci. Vediamo. Le indiscrezioni sul piano regionale di riassetto dei servizi sanitari riaccendono le polemiche sui tagli previsti al comparto. Uno tsunami che potrebbe rivoluzionare il sistema sanitario ed imporre chiusure o pesanti ridimensionamenti ai 24 ospedali pubblici e agli 11 nosocomi privati abruzzesi, oltre alla razionalizzazione dei pronto soccorso e ad un consistente taglio del numero delle specialità e dei reparti doppione. L'idea di come la Regione Abruzzo procederà al riordino della rete ospedaliera spaventa il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi, che definisce inaccettabile l'ipotesi che venga penalizzato il solo territorio teramano. A rischio infatti ci sono sia la cosiddetta governance della sanità locale, con il possibile accorpamento delle ASL, sia i reparti ospedalieri d'eccellenza, uno su tutti, neurochirurgia al Mazzini. Per questo il primo cittadino ha convocato un consiglio straordinario sulla sanità previsto per il 2 ottobre. Alla seduta dell'assise civica parteciperanno il governatore Luciano D'Alfonso e l'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci. Fra il 2015 e il 2013 i tagli alla sanità teramana sono, a tutta la sanità ma e quindi anche a quella teramana, sono importanti. Si parla di diversi milioni di euro a fronte di una spesa sanitaria che cresce, soprattutto per i farmaci oncologici, per i farmaci dell'epatite C. Saremo in grado ancora di garantire sanità al nostro territorio, stante il fatto che si riducono i trasferimenti e aumentano i costi. E poi ci sono altri temi, i secondi livelli. Si parla già del fatto che la neurochirurgia la prende l'Aquila a scapito di Teramo, ma questo non può essere. Si parla già di tagli alle chirurgie: Teramo ha 5 chirurgie, l'Aquila ce n'ha 9. Se Teramo deve perdere qualche chirurgia, l'Aquila che fa?
L'Aquila, ma piuttosto Pescara, piuttosto che Chieti, considerando che Teramo non ha una sanità privata, il personale, qui si continua ad avere, ci sono carenze importanti di personale. E così come per la sanità, anche per il settore rifiuti nasce un comitato ristretto dei sindaci, lo ha istituito la provincia di Teramo, dando seguito al deliberato assembleare dei primi cittadini del 21 aprile scorso, con l'avvio della raccolta delle adesioni appunto. Compito dell'organismo istituzionale sarà elaborare una proposta sulla gestione dei rifiuti nel subambito provinciale, come previsto dalla legge regionale. Al comitato, che sarà presentato nella prossima assemblea provinciale del 24 settembre, saranno invitati a partecipare i sindaci dei comuni di Teramo, Montorio Alvomano, Roseto degli Abruzzi, Giulianova, Notaresco, Atri, Pineto, Silvi, Colonnella e Sant'Egidio alla Vibrata. Non è un partito democratico indebolito quello che esce dall'impasto di giunta, secondo l'opinione del segretario regionale del Partito Democratico Marco Rapino. Abbiamo mantenuto in piedi la giunta, dice, è soddisfatto Rapino, che punta anche a rafforzare l'alleanza a sinistra con Sinistra, Ecologia e Libertà. Fredo Primante. Risolti i problemi all'interno della maggioranza dopo il rimpasto? Assolutamente sì, devo dire anche in maniera, secondo me, celere e opportuna, un cambiamento importante. Ho fatto l'in bocca al lupo al nuovo assessore Gerosolimo, dal quale ci aspettiamo tanto, perché possa portare i suoi spunti anche con l'iniziativa del governo regionale. È stato il PD, insomma, a dover cedere poi alla fine. Beh, il PD è il partito della responsabilità. Noi pensiamo che quando si è di fronte alla responsabilità dobbiamo rispondere presente. Abbiamo avviato un processo di discussione interna anche difficile, ma siamo riusciti a trovare questo sforzo di Camillo D'Alessandro, a cui va il mio grande ringraziamento. So comunque che il suo impegno resterà uguale, se non superiore, a quello di prima, stando più in consiglio. Quello che però mi preme sottolineare è questa importanza di aver tenuto la coalizione in piedi anche a sinistra, perché stiamo costantemente in contatto con Sinistra, Ecologia e Libertà, perché non vogliamo assolutamente far venire meno quell'interesse di politica di centrosinistra, e insieme stiamo lavorando anche a un nuovo sforzo programmatico per essere più attenti proprio a quelle iniziative politiche che devono puntare sul sociale e sulle persone che in questo momento sono in più in difficoltà in questa regione. Abruzzo Film Commission, il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci presenta il progetto di legge per la istituzione. Vediamo il servizio di Antonella Calcagni. È stato presentato in occasione della Festa dell'Unità il progetto di legge per la istituzione dell'Abruzzo Film Commission. A divulgarne il testo è stato il consigliere Pierpaolo Pietrucci, che ha firmato la legge insieme al collega Camillo D'Alessandro, concepito il modello della fondazione pubblico-privata. È venuto fuori un impianto normativo importante, volto, che ha un duplice obiettivo, diciamo così. Il primo, la promozione del territorio dell'Abruzzo e soprattutto la vendita, diciamo così, alle produzioni cinematografiche e radiotelevisive del territorio abruzzese, del brand dell'Abruzzo, e poi chiaramente un gettito importante di risorse sul territorio abruzzese. Dovremmo essere bravi a fare cosa? A costruire non solo una fondazione, pensiamo ai modelli che funzionano di più delle Film Commission, sono quelle della Puglia, la Puglia Film Commission, e quello del Piemonte, e a questi due modelli noi ci siamo ispirati. La sede della struttura sarà all'Aquila, nell'assessorato alla cultura della regione Abruzzo. La Film Commission entrerà nel circuito della Italian Film Commission, lanciando il brand delle zone interne e soprattutto del Gran Sasso. La sede è chiaramente quella del Dipartimento della Cultura, che storicamente ha sede nel capoluogo di regione. All'Aquila Pierluigi Mancini non è ancora diventato il nuovo assessore della Giunta Cialente. Il sindaco non ha infatti ancora emesso il decreto per l'incarico e Mancini, già consigliere in quota API, sta aspettando di conoscere le deleghe per riservarsi di accettare. Germana Dorazio. Alla Giunta Cialente manca ancora un assessore. Il designato in pectore, infatti, Luigi Mancini, consigliere eletto nella lista Alleanza per l'Italia, che dovrebbe entrare al posto del defenestrato Giancarlo Vicini, ancora non ha firmato il decreto di incarico. Sebbene una parte della stampa dia per certa l'accettazione dell'assessorato, Mancini di fatto ancora assessore non è. Il sindaco infatti ancora non ha emesso il decreto per l'incarico d'assessore, laddove comunque per Luigi Mancini prendesse questo posto potrebbe avere l'incarico per le attività produttive ed il commercio. Un primo passo in avanti dunque per risolvere la crisi di maggioranza che ormai da più di un mese sta attanagliando il comune dell'Aquila.
Una crisi che lo stesso sindaco Massimo Cialente ha dichiarato di affrontare in aula presentando prossimamente un programma di fine mandato per il prossimo anno e mezzo e dicendosi anche pronto ad andare a casa se non avrà la maggioranza. Laddove Pierluigi Mancini accettasse questo incarico, sarebbe costretto a rinunciare al suo posto in consiglio comunale, come la legge prevede, e entrerebbe al suo posto il primo dei non eletti, Marco Cimoroni, 45 anni, un manager informatico di un'azienda, ritenuto comunque un uomo molto vicino a Riga, compagno di lista al tempo delle elezioni amministrative del 2012, ma anche ex vice sindaco, oggi divenuto un nemico giurato del sindaco Massimo Cialente, dopo l'inchiesta che ha riguardato le tangenti per gli appalti sui puntellamenti. Una vicenda che fece ritrovare Roberto Riga isolato da tutto il consiglio comunale e solo unico a pagare. È sempre all'Aquila, dopo la fase di riorganizzazione della soprintendenza unica, riparte di slancio il restauro dei beni architettonici. Vediamo. Dopo la fase di stallo dovuta alla riorganizzazione della sovrintendenza unica, riparte di slancio la ricostruzione dei beni architettonici. Stamane in un convegno è stato fatto il punto sullo stato dell'arte dei lavori. In questo momento i cantieri attivi sul patrimonio pubblico, seguiti dal segretariato regionale, sono circa 80, di cui 60 nel cratere sismico, e si è in attesa del finanziamento CIPE che prevede ulteriori 57 milioni di euro. Dal nostro punto di vista sta procedendo molto bene, tenendo anche presente il fatto che comunque la riforma del Ministero ci ha portato un po' di stasi per la riorganizzazione degli uffici. Al via entro l'anno cantieri per importanti opere architettoniche, fra cui il secondo lotto del Forte Spagnolo, il Teatro Comunale e il Teatro Sant'Agostino. Sono numerosi i cantieri che stanno partendo. C'è un primo lotto che riguarda un primo gruppo che riguarda i cantieri finanziati già con il CIPE di 2 anni fa, i cantieri più grandi, quindi il secondo lotto del Castello, c'è Sant'Agostino la cui consegna è imminente, c'è la Chiesa dei Gesuiti che è partita in questi giorni, San Pietro, la chiesa di Coppito in L'Aquila che è ugualmente partita, e poi c'è San Silvestro. C'è anche il teatro comunale che è in partenza e c'è ugualmente appena partito il lotto definitivo sulle decorazioni del teatro di San Filippo. Questi sono i cantieri principali. Poi ce ne sono una dozzina di cantieri meno importanti, ma meno importanti come importo dei lavori, ma ugualmente importanti per il tessuto della città dell'Aquila e di tutto quanto il cratere, e sono una dozzina questi. E poi c'è in arrivo, con deliberato nel CIPE di agosto passato, un corposo gruppo di 55 cantieri per un totale di circa 59 milioni. Ed ora cambiamo argomento, un premio dedicato alle donne che lavorano e che hanno avuto successo. L'Associazione Ambasciatori della Fame ha voluto portare storie e testimonianze a sostegno delle difficoltà che vivono molte donne nel loro processo lavorativo e di vita, soprattutto in un periodo di grave crisi. Il servizio. Donne che lavorano, storie di successi, difficoltà e traguardi. Un premio dedicato alle donne e alle difficoltà che vivono in una società fortemente indebolita nell'aspetto economico e dunque occupazionale. Il premio si chiama Donne d'Abruzzo e vuole significare questo, che delle donne che si sono realizzate nella loro vita quotidiana, che può essere la politica piuttosto che magari l'impresa, per un giorno ricevono sì un premio, ma si, tra virgolette, si concedono ad aiutare e a fare in modo che il messaggio dei più deboli diventi diciamo più attuale. Tra le donne premiate, come ha spiegato il presidente dell'associazione, spiccano anche rappresentanti della politica. Una ambito dove ancora si contano pochissime donne, ancor meno con ruoli di spicco. Stefania Pezzopane racconta la sua storia tra famiglia, lotte e successi. Dice di sé: sono nata in una famiglia di destra. La mia prima lotta fu quella di dichiararmi di sinistra.
Ho combattuto da ragazzina perché volevo far politica a sinistra e la mia famiglia non era di sinistra. Ho combattuto per la mia autonomia personale quando volevo andare a studiare fuori e la mia famiglia aveva difficoltà. Ho combattuto poi in politica sempre perché ero giovane, ero piccola ed ero donna e gli altri erano maschi, grossi e già magari di successo. E quindi ho dovuto fare sempre tanta fatica. Ho combattuto quando c'è stato il terremoto all'Aquila che mi ha sconvolto la vita. Ho combattuto per essere madre e madre presente, affettuosa, mentre ero purtroppo e per fortuna impegnatissima H24 nelle iniziative politiche e istituzionali. E combatto e ho sempre combattuto per le donne, per i diritti delle donne, che ancora oggi in parte sono sacrificate e non all'altezza della capacità delle donne. Quindi questo riconoscimento ovviamente mi fa felice e lo dedico a tutte le donne d'Abruzzo, perché ognuna fa una fatica quotidiana. In Rai dal 1966 è direttore del TG2 dall'87 al 93 in quota socialisti. Alberto La Volpe è stato anche parlamentare, eletto nel 94 tra i progressisti. A Sulmona ha presentato il suo libro Taccuino di un giornalista lottizzato. Barbara Delle Monache. Dopo 2 giorni ci fu detto che eravamo espulsi immediatamente per pornografia politica. Fummo cacciati dal CIV. Pacato, simpatico, sorridente e deciso, così Alberto La Volpe, 82 anni, è arrivato a Sulmona a presentare il suo nuovo libro Per capire la lottizzazione, leggete Rai 64-31-11. Una lunga vita di giornalista sulle spalle, socialista convinto, dal 1987 al 1993 direttore del TG2. Guarda il pubblico e dice: i giornali non si fanno senza le redazioni. Quella del TG2 era multicolore e burrascosa, ma sapeva splendidamente rispondere ad ogni prova. La qualità dei giornalisti era alta. Già l'esordio è strano, controcorrente, parla di redazioni e di giornalisti in un mondo nel quale gli editori e i direttori, grazie anche alla crisi dell'informazione, sarebbero ben lieti di confezionare giornali senza giornalisti. Il paradosso è audace, ma è calzante. È nato dall'esigenza di non disperdere, diciamo, un patrimonio che non per merito mio, ma è stato accumulato con esperienze importanti e che danno, come è stato detto anche questa sera, uno spaccato della vita italiana negli anni trascorsi, dove non tutto era male, insomma, in fondo si potrebbe dire la prima repubblica non si scorda mai, ecco. E questo mi pare che possa essere stato in parte l'elemento che mi ha spinto a scrivere questo libro, che è un insieme di ricordi personali, professionali, politici, che segnano sempre la vita di chi fa questo mestiere. Il Chivani Schieti Club domani, nel corso di una cerimonia ufficiale, riceverà la charter, importante riconoscimento per il club dei giovanissimi professionisti teatini. Paolo Renzetti. Manuel Pantalone, presidente del Chivanis Club di Chieti, parliamo di un'iniziativa importante che ci sarà domenica. Di cosa si tratta? Allora, noi come Chivanis Young Professional Chieti Teate ci accingiamo a ricevere la charter questa domenica ore 18 all'Essi Hotel a San Giovanni Teatino. E come Chivanis Club Young Professional Chieti Teate ci prefiggiamo l'obiettivo, con una serie di attività appunto che partiranno subito dopo la cerimonia di questa domenica, ci attiveremo per rispondere alle esigenze dei bisognosi e specialmente dell'infanzia disagiata. Inoltre ci poniamo come obiettivo quello di andare in supporto delle istituzioni nella trattazione di quelle che sono le principali problematiche sociali locali. Oltretutto daremo anche risposta proprio insieme anche a tutte le istituzioni a queste richieste. Per quanto riguarda la cerimonia di questa domenica, avremo le principali autorità chivaniane nonché le principali autorità civili e come imprenditore ho cercato di costituire questo club affinché questo club fosse il più eterogeneo possibile per poter noi poi esercitare al meglio quelle che sono le nostre funzioni. Una battuta sul Chivanis International:
International, questa associazione che ha oltre 100 anni di storia e che soprattutto ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali, beh, noi ci ispiriamo agli alti valori chivaniani per quello che poi sarà il nostro agire. E tra gli appuntamenti, il 27 settembre presso il cartodromo Val Vibrata si svolgerà il Family Day in pista, una giornata per avvicinare le famiglie al tema della sicurezza stradale. Tra gli ospiti l'ex campione, l'ex pilota di Formula 1 Giancarlo Fisichella. Promotrice dell'evento Romina D'Addazio, come nasce questa idea? Nasce per, come dice la parola Family Day in pista, per convogliare tutta la famiglia all'interno di quella che è una passione comune, magari il motorsport, quindi all'interno di una pista, di un cartodromo. Perché questa iniziativa? Fondamentalmente per sensibilizzare alla sicurezza stradale, però facendolo in maniera alternativa, non attraverso le forze dell'ordine, diciamo così, ma attraverso un percorso di racing, cioè facendo vedere a questi ragazzi quello che possono fare in pista e in sicurezza. Poi è un progetto molto ampio perché comunque abbiamo coinvolto le scuole, gli istituti tecnici, industriali, professionali. Con noi c'è il partner importante per me perché è il Politecnico delle Marche, c'è un pilota importante di Formula 1, quindi il terzo pilota Ferrari, e questo è un orgoglio per il nostro progetto. C'è anche un pilota disabile che guiderà un kart per i normodotati, quindi ancora di più l'impegno che mettiamo in questo progetto. Un evento questo che è anche una vetrina per gli studenti. Sicuramente Formula SAE è un progetto che valorizza molto lo studio e la progettazione di auto da corsa e soprattutto dà la possibilità di mettere in pratica quello che gli studenti, diciamo, soffrono sopra i libri. E grazie al Family Day possiamo farci vedere in un bacino più ampio che è quello dell'università. E per i ragazzi che partecipano è sicuramente un punto, diciamo, di forza. La regione sarà al fianco nella genesi di questo percorso, anche perché appunto la regione è scesa in campo da pochi giorni, quindi su questo sicuramente avvieremo una discussione produttiva che ci vedrà al fianco dei nobili organizzatori nei prossimi mesi. Ed ora passiamo alla pagina sportiva. In apertura ci colleghiamo con lo stadio San Nicola di Bari, dove tra poco alle ore 15 si giocherà la partita tra Bari e Pescara. Andiamo subito allo stadio per le ultimissime, per noi il nostro Paolo Renzetti. Paolo, a te la linea. Sì, grazie, grazie. Buon pomeriggio Elisa, buon pomeriggio ai nostri telespettatori dal San Nicola di Bari. Meno di 40 minuti all'inizio di questa attesa sfida, aria derby tra Bari e Pescara, gara molto sentita dalle due tifoserie. Visto poi oggi sugli spalti del San Nicola il pubblico delle grandi occasioni, circa 25.000 spettatori sono annunciati qui nell'impianto che può contenere fino a 50.000 persone, circa 400 i tifosi del Pescara attesi. Stanno arrivando i tifosi del Pescara proprio in questi minuti, già un discreto colpo d'occhio nella curva nord, quella occupata dagli ultra della formazione di casa. Le due squadre non hanno ancora iniziato il riscaldamento, sono ancora negli spogliatoi, ma grazie all'ufficio stampa del Pescara, a Massimo Mucciante, abbiamo, non essendoci ancora Elisa la distinta ufficiale, abbiamo comunque la formazione ufficiale del Pescara. C'è una grossa novità perché Torreira, che ha accusato un problema proprio alla vigilia di questa partita, non è neanche in panchina. Andiamo a vedere dunque lo schieramento del Pescara, ripeto, formazione ufficiale che ci è stata fornita dall'ufficio stampa, con il 4-3-1-2, Fiorillo in porta, difesa con Zampano, Zuparic, Fornasier, Crescenzi, centro Camusciai, Madragora e Berre, Denali e il trequartista Cocco e La Padula sono le due punte. Questo per quanto riguarda la formazione l'11 titolare. In panchina, assieme al tecnico Massimo Oddo, ci sono Aresti, Bunozza, Caprari, Mignanelli, Selasi, Valoti, Appelluccio. Come detto non c'è Torreira, sono assenti anche Campagnolo, che non è al meglio della condizione, Bruno squalificato, Forte e Sansovini che sono infortunati. Per quanto riguarda
la formazione del Bari, abbiamo quella ufficiosa 4-3-3 con guarda in porta, Savelli, Di Cesare, Contini e Del Grosso in difesa, Defendi, Donati e Valiani a centrocampo, il trio d'attacco formato da De Luca, l'ex atteso, molto atteso Riccardo Maniero e Rosina, panchina per quanto riguarda la squadra pugliese, Micai, Gemiti, Tonucci, Romizzi, Sissone, Rada, Gensoglu, Boateng e Puskas, l'allenatore è Davide Nicola, dirigerà l'incontro il signor Pasqua di Tivoli, fa molto caldo a Bari, circa 32 gradi, 35 minuti al termine di questa gara, per il momento è tutto del San Nicola, mentre stanno entrando in campo proprio in questo momento i giocatori del Bari accolti dall'applauso dei tifosi pugliesi, a momenti si attende l'ingresso in campo anche dei giocatori del Pescara. Per il momento è tutto qui, Elisa, se non ci sono domande dal San Nicola di Bari restituirei la linea allo studio. Bene, grazie, grazie Paolo, ti auguro buon lavoro. Ed ora la Virtus Lanciano invece impegnata nella difficile trasferta al provinciale di Trapani, dove la formazione di Roberto D'Aversa cercherà di cogliere il primo successo esterno stagionale. Andiamo a vedere insieme le formazioni per il Trapani: Nicolas, Perticone, Scognamiglio, Montaldo, Torregrossa, Fazio, Ciaramitaro, Barillà, Coronado, Rizzato, Cavagna. Per la Virtus Lanciano, Aridità, Pucino, Aquilanti, Amenta, Mammarella, Di Cecco, Paghera, Zeduardo, Piccolo, Ferrari e Di Francesco. In Lega Pro invece oggi si gioca l'anticipo allo stadio Fattori con l'Aquila che ospita il Pontedera. Tra il rossoblù torna a disposizione l'attaccante Ceccarelli, mentre è squalificato Piva. Ma per le ultimissime dal campo in linea per noi Gianmarco Menga. Gianmarco, a te la linea. Buon pomeriggio Francesca, buon pomeriggio a tutti i telespettatori dallo stadio Fattori. Siamo in attesa ancora delle distinte. Oggi l'Aquila cerca il 2-3, la terza vittoria consecutiva dopo questo inizio sorprendente della squadra di Perrone. Di nuovo una Toscana sulle tracce dell'Aquila dopo la partita contro l'Arezzo. Oggi la Pontedera, un Pontedera che è sempre venuto qui a fare la partita nelle ultime stagioni. Ricorderete due vittorie nelle ultime tre sfide da parte dei toscani proprio sul manto del Fattori. Come dicevi giustamente in studio, torna Ceccarelli disponibile, sarà presumibilmente titolare in attesa dell'ufficialità nel tridente offensivo completato da De Souza e San Domenico. A sinistra del quartetto difensivo squalificato Piva dovrebbe giocare Dennis Di Mercurio, il terzino siciliano classe 93. Per quanto riguarda il Pontedera di Paolo Indiani, ormai una, non più una rivelazione del campionato di Lega Pro da anni, una squadra che punta molto soprattutto sui giovani, dovrebbe essere confermato il modulo a 4, dunque speculare a quello dell'Aquila, 4-3-3 almeno in partenza per la formazione toscana. Per ora è tutto, ti restituisco la linea. Bene, grazie Gianmarco, buon lavoro. Ed ora scendiamo in Serie D dopo il turno infrasettimanale di mercoledì scorso. Domani la Serie D appunto di nuovo in campo per la quarta giornata. Grande attenzione per il derby dell'Angelini tra Chieti e Avezzano. Due le squadre in testa alla classifica, punteggio pieno. La sorpresa Monticelli e il quotato Fano. Il servizio di Andrea Costantini. Tre giornate di campionato per dire che ci sono due squadre a punteggio pieno e una grande protagonista annunciata con il fiatone. Al comando della classifica una sorpresa e una conferma. La sorpresa è la matricola Monticelli, che anche grazie ad una buona campagna estiva si è ben calata nella nuova realtà. Il Fano è ripartito dalle tante certezze costruite lo scorso anno e viaggia spedito. Arranca invece il Campobasso, che dopo essersi impantanato a Scoppito ha perso a domicilio con la San Benedettese. A caccia della loro dimensione Chieti e San Nicolò. Per i neroverdi un inizio tra alti e bassi, mentre la compagine teramana si porta dietro qualche difetto dello scorso anno, legato alla poca concretizzazione della mole di gioco. E domani, dopo anni di assenza, torna il derby tra Chieti ed Avezzano. I neroverdi di Ronci faranno appello al proprio pubblico per tornare alla vittoria dopo le due trasferte consecutive con un solo punto. Un paio di centinaia di tifosi arriveranno dalla Marsica, anche se il tecnico avezzanese Lucarelli dovrà rinunciare agli attaccanti Moro e Di Genova, mentre il giocatore del momento, Di Massimo, non è al top per un problema alla caviglia.
Il San Nicolò invece ospita al Bonolis una Fermana che quest'anno ha un potenziale più elevato rispetto alla scorsa stagione. Degano, l'uomo in più, assente per squalifiche il difensore Terrenzio. Il tecnico di casa Epifani si affiderà ancora alle magie di Margarita. Scontro diretto in terra molisana per il Giulianova. Ad Agnone, dopo il passo falso con l'Isernia, i giallorossi tenteranno di rialzarsi subito sul campo di una squadra che ha un bisogno urgente di punti, essendo a quota zero dopo 180 minuti. Cerca la prima vittoria in campionato anche la Miternina, che ha imposto il pari a due squadre importanti come Campobasso e Matelica, ma ora ha bisogno di accelerare il passo contro una pari grado come la Vispesaro. Ed è tutto per questa prima edizione, l'appuntamento con l'informazione torna questa sera puntuale alle ore 19. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.